dissero che stavamo facendo un grosso errore ad assumerci la responsabilità della tua crescita e della tua educazione. Stavamo andando avanti negli anni ed io avevo già cresciuto una famiglia. Forse anche tu hai sentito queste voci. Sì, le ho sentite. Io ho pensato che forse era vero. Non c'è una sola parola di vero in tutto questo, Paul. Toglitelo dalla testa. Io penso che tutto quel che è successo, anziché accorciarle, le nostre vite le abbia allungate. A volte ho pensato che fosse stata un'ingiustizia nei tuoi confronti l'averti relegato qui con due vecchi. I bambini hanno bisogno di fratelli e sorelle attorno a loro. Ma per fortuna hai trovato subito i tuoi compagni di gioco. Addio, Paul. Fu l'ultima volta che vidi mia nonna e fu la prima volta che la vidi piangere. Il silenzio reverenziale era un premio imperituro, un incanto che rasserenava i nostri nervi stanchi e ci assicurava che dietro il mistero della vita terrena esiste un amore supremo. Avevo solo pochi minuti per ricordare con gioia e con grande nostalgia tutti i magnifici momenti vissuti in quel posto. Dovevo prendere il mio treno e mantenere la promessa fatta al nonno. Mr. Day, finalmente! Dopo più lune, io vi riveggo! Oh! Ah, Walter Scott! Mura felici! Ah, la donna del lago! Voi, allo sguardo mio, non siete più come lo foste un dì ridenti e liete. Qui nacque, fra voi crebbe l'innocente mio ardore. Quanto soave fra voi scorreva la mia vita al fianco di colei che rispondeva pietosa ai miei sospiri. Una nube nemica e scura or vi rattrista e agghiaccia il mio povero cuore. Elena, o tu che io chiamo, vola a me un istante, tornami a dire io t'amo, serbami la tua fede e allora sicuro di te, anima mia, ti toglierò il più forte, lo giuro, o morirò per te. Dolce per me sarà la morte se Elena mia non è. Oh, quante lacrime finor versai, consumato dai tuoi raggi così belli. Ogni altro oggetto a me funesto, tutto imperfetto, tutto detesto, di luce il cielo più non brilla, più uno splende astro per me. Cara, tu sola dai a me la calma, tu sola rendi alla mia anima una grata compassione. Ah, Walter Scott. Un mio amico una volta ebbe a dire: se l'inferno è il posto peggiore, non v'è dubbio che Chicago sia l'inferno. Mi rendevo conto, però, che era quello il luogo dove avrei potuto studiare gli uomini, i loro modi, le loro abitudini. Mi chiedevo anche se in quella grande città ci fosse un posto dove si radunavano. E se c'era, quali erano le motivazioni che influenzavano le loro vite? Perché alcune erano brave persone ed altre perfide e malvagie? Perché alcuni facevano tanti sacrifici mentre altri sprecavano le loro risorse fisiche, mentali e morali? Erano saggi i principi del nonno, oppure era semplicemente un vecchio all'antica, con buoni propositi, ma fondamentalmente un illuso. Ed io sarei riuscito a coronare i miei sogni. Ma la mia sete di conoscenza era sempre più grande. E qualche mese dopo feci i bagagli alla volta di Denver, in Colorado, dove ritrovai il mio vecchio compagno di college, Bob, la mente della nostra società segreta, che aveva cominciato a far l'attore in teatro
e mi invitò, convincendomi, a provare quell'esperienza nella compagnia dove lui recitava. In un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se gliel'avessero tirato. La gente scende giù, più giù. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Ha, ha, ha. Gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Torna lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta, là. Due ore più tardi, lo incontra a Trafalgar Square. E là se muo passe, ma sempre avanti a lei, davanti alla colonna di Nelson. Ciao, ciao! Facino! Nonna! Con un amico che gli dice, dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Ti fa vedere dove? Dove? Lì! Ah sì! Alla sciancratura! Che fregatura! E perché? È la linea ETA in un'ora di traffico. Un muchacho, approssimatamente 26 años, con sombrero micaído, con una cuerda in veste alla cinta, cuello demasiado lungo, come se io l'avessero stirato. Ole! Ho gente ciò, e quando le persone si perfero, le vie de moi, e vu che le persone si te fait de tu, e quando elle arrabbia, elle me fait, ah, oh, je ne fais rien, je te prie, je te tue, e quando avec qui le fait, vi si bu. 2 hours later, I meet him in Trafalgar Square, next to the Nelson Obelix. He is with a friend who tells him, Acatosa, tu falle mettere le bottone più a soprabito, fa vedere io dove a scianclatura, e perché? Elachim! Sulla S in un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se gliel'avessero tirato. La gente scende, il tizio in questione si arrabbia con un vicino, li rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. 2 ore più tardi lo incontra a Trafalgar Square, davanti alla colonna di Nelson. Con un amico che gli dice, dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Li fa vedere dove, alla sciancratura, e perché? Sulla S in un'ora di traffico, una tipa di circa 26 anni, cappella floscia, con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se gliel'avessero tirato. La gente scende, la tizia in questione si arrabbia con una vicina, cattiva, le rimprovera di spingerla ogni volta che passa qualcuno. Ciao ni, tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Wow! 2 ore più tardi, la incontra a Trafalgar Square, davanti alla colonna di Nelson. Con un'amica che le dice, dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Le fa vedere dove? Alla sciancratura. E perché? Perché c'è sempre un perché! E fra un posto di commesso viaggiatore e uno di portinaio d'albergo, mi ritrovai a leggere un giorno di una ditta di Baltimora che cercava addetti al bestiame da spedire in Inghilterra. Volevo imparare qualcosa della vita pratica e non esitai neppure un istante a imbarcarmi. Non farlo mai più, porco bovaro! E visto che ci stai così bene tra le bestie, provaci con qualche vacca della nave. Vedrai che anche lei ti schiferà. Signore, sta arrivando una tempesta! Che ci ha preparato oggi di buono la nostra dolce principessa? È vero, signore, il tempo sta cambiando, è tutto nero! Una zuppa di lenticchie che spero ti vada in fretta di traverso! Una tromba d'aria! Preparatevi, fanciulle! Ora si balla! No! Via la notte!
Mettete celle! Non ce la faccio, signore, il vento è troppo forte! Tutti in cabina, presto, saremo sommersi! Non riusciamo a muoverci! Afferratevi a qualcosa! È impossibile! Strisciate fino a fru e tenetevi alle catene! E proviamo! Dite le vostre ultime preghiere, lunedì favori! Se ne sapete qualcuno! Le stesse che sei tu, principessa! Gli animali, andate a vedere gli animali! Facci tu, capitan coraggio! Le onde! Camel Bank. È il nome della strada dove ho vissuto. Avevo conosciuto la donna della mia vita. Non passò molto tempo e Jim Thompson diventò la signora Harris. 2 anni dopo il matrimonio, acquistammo a Chicago una casa in collina e la chiamammo Camel Bank. Fu un omaggio che Paul volle farmi perché non dimenticassi mai le mie radici. E io fui molto contenta per quella decisione che mi consentiva di tenere sempre stretto il legame con la mia terra. Compresi in quei giorni che mi mancava una cosa essenziale. Gli amici. Mi vennero in mente le parole di un mio vecchio compagno del college. Chi ha migliaia di amici non ha nessun amico vero. E ripensando al mio villaggio di Wallingford mi chiesi, ma perché non creare a Chicago un'associazione che raggruppi persone di diverse professioni, senza restrizioni di fede religiosa o politica, dove il rispetto delle opinioni altrui sia assoluto? Non agì di impulso. Passarono mesi e persino anni. Nella vita dei grandi movimenti è necessario che la persona portatrice delle idee cammini da sola per un certo periodo. In effetti, continuai a camminare da solo. Ma alla fine, il 23 febbraio del 1905, organizzai un incontro con 3 giovani uomini d'affari e proposi loro un piano molto semplice di cooperazione reciproca e amicizia informale. Furono d'accordo con lui Sylvester Schiele, commerciante di carbone, e suo più caro amico a Chicago, Gustav Loer, ingegnere minerario, e Hiram Shorey, sarto. La cosa incredibile era che tutti avevamo discendenza nazionale diversa. Io americana, Sylvester tedesca, Gustav svedese e Hiram irlandese. E appartenevano anche a differenti fedi religiose, protestante, cattolica ed ebraica. Sono parecchie volte che ci riuniamo, Paul, ma non abbiamo ancora dato un nome al club. Non è una cosa facile. Deve rendere l'idea in maniera efficace, essenziale e diretta. Niente titoli eclatanti, scimmiottamenti vari. Se deve essere nuovo il progetto, che si annova anche il nome. Che ne dite di Rotary? Dà il senso della circolarità e del movimento. Mi piace. Richiama anche il mito di Re Artù. Quel senso di parità e di uguaglianza. Tutti siedono a capo tavola, proprio come nella tavola rotonda. Bello, ci consentirà quell'apertura al mondo che vogliamo. E tu sarai il primo presidente. Io? Certo, perché no? Non ti manca niente, Mr. Schiele. Bontà vostra, amici miei. Ne sarò onorato. L'amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary. La tolleranza è ciò che lo tiene unito. Era questo il credo di Paul, la base portante di tutto il suo impegno e la molla che lo spingeva a non arrendersi mai di fronte a qualsiasi difficoltà. E nel loro assiduo e costante impegno, i vecchi amici trovavano anche il tempo di tanto in tanto di divertirsi simpaticamente in qualche night, perché il loro spirito bambino non doveva mai venir meno, come era giusto che fosse. Thank you.